diciamo io come attuale coordinatore della struttura di missione, praticamente prima degli interventi che faranno i soggetti, quelli che sono i soggetti attuatori, quindi gli uffici speciali e le università dell'Aquila, praticamente faccio un po', anticipo un po' diciamo la situazione, ecco, del programma Restart, che appunto come è stato preannunciato, insomma è diciamo che oltre ai processi della ricostruzione pubblica e privata diciamo che chiaramente rappresenta la ripresa socio-economica dei territori del sisma 2009. Quindi faccio riferimento intanto alla prima delibera CIPE del 2012, con la quale era stata affrontata la questione approvando un programma di interventi per il territorio del cratere sismico, col quale sono stati assegnati 100 milioni di euro con progetti volti al consolidamento e alla crescita delle aziende esistenti per favorire il riposizionamento competitivo, la capacità di adattamento del mercato, l'attrattività dei potenziali investitori, l'aumento della domanda di prodotti tipici del territorio, dei mercati nazionali ed esteri. E dopo di questo c'è stata la legge di stabilità del 2015 con cui in pratica e attraverso la delibera CIPE del 2016 è partito il programma Restart, col quale sono stati destinati circa 219 milioni di euro e praticamente diciamo mira ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, ricadute occupazionali dirette e indirette, incremento dell'offerta dei beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese. Allora, questi 219 milioni sono stati ripartiti in 7 priorità. Queste sono, faccio una descrizione di queste priorità, di queste 7 priorità. Il 41% di questi 219 milioni sono destinati al sistema imprenditoriale e produttivo, il 25% è destinato al turismo e ambiente, che mira a valorizzare e qualificare i sistemi turistici, le aree di attrazione ambientale e le produzioni di eccellenza del territorio. Poi abbiamo il 24% per quelle che sono chiamate priorità D&D, che mirano a rafforzare l'identità dell'area del cratere e della città dell'Aquila in particolare, valorizzando anche la collaborazione tra università e centri di formazione. E poi ci sono altre due priorità, l'8% complessivo per valorizzare il patrimonio artistico e culturale del territorio e promuovere l'agenda digitale, e il 2% che in pratica è quello destinato all'assistenza tecnica per garantire l'attuazione del programma. Dunque non so se abbiamo, ecco, non vedo le slide, ecco, c'è un grafico che mostra le percentuali di risorse ripartite per priorità, non so adesso se... adesso non... Beh no, è un altro, ecco questo, vabbè, questo è, insomma un po' sono le percentuali quelle che ho descritto. Poi di questi, diciamo, di questi importi ad oggi sono stati approvati 17 interventi con varie delibere CIPE per un costo totale di circa 115 milioni di euro. Allora, la struttura di missione è quella che istruisce gli interventi e, come è stato accennato dal senatore Crimi, questi vengono valutati da un comitato di indirizzo, preliminarmente valutati da un gruppo tecnico e poi approvati da un comitato di indirizzo praticamente prima di andare poi al finanziamento del CIPE. Le amministrazioni titolari degli interventi risultano il Comune dell'Aquila, la Regione Abruzzo, l'Università degli Studi dell'Aquila, il Ministero dello Sviluppo Economico, i comuni di Gagliano Aterno, Pizzoli e Scoppito, oltre vabbè, la struttura di missione che chiaramente si occupa dell'assistenza tecnica che ho citato.
Dunque, questo importo, che praticamente è il 53% delle risorse stanziate, è stato approvato e impegnato, e il 100% delle risorse previste per l'assistenza tecnica e la cultura sono state approvate, mentre per le altre priorità la percentuale media è di circa il 50%. Dunque, poi ecco, c'è da evidenziare che una volta che vengono approvati, chiaramente si procede all'assegnazione dei fondi per annualità, e di questi fondi ad oggi risultano assegnati 78 milioni di euro, che corrispondono a circa il 68% delle risorse approvate. Gli interventi che hanno ottenuto l'assegnazione di risorse risultano per la maggior parte avviati, e per la quasi totalità di essi è stato richiesto il trasferimento dei fondi da parte del Ministero dell'Economia e Finanze. Dunque, poi sempre per quanto riguarda diciamo le attività del Comitato attraverso la struttura di missione, cito che nell'ultima CIPE è stato presentato in particolare un nuovo progetto denominato NUSES, orientato allo svolgimento di attività di ricerca nel campo dell'astrofisica, che si propone di realizzare missioni scientifiche nello spazio. Nella stessa sede sono state assegnate all'intervento 7 milioni di euro, e dei quali sicuramente parlerà il Granzasso Science Institute. E nel prossimo comitato di indirizzo, convocato per il 22 di questo mese, verrà presentata una richiesta finanziaria del progetto DarkSide, che era già stato approvato con una delibera del 2016, relativa a esperimenti di rilevanza internazionale per conoscere la natura di quella parte di materia di cui è composto il nostro universo, che è diversa da quella ordinaria ed è chiamata oscura, e questo ne parlerà sicuramente l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Dunque, poi ecco, per concludere, dico che la struttura di missione porta avanti la mission del programma Restart, consapevole dell'importanza del progetto per la rinascita del territorio abruzzese. Chiaramente siamo in attesa anche questo sulla base di quanto è stato accennato dal senatore, si è in attesa di nuove proposte di intervento per dare più impulso allo sviluppo del territorio abruzzese del sisma del 2009. Attraverso il programma Restart si intende inoltre migliorare la qualità di gestione, accrescendo la capacità di progettazione degli interventi delle amministrazioni e degli enti attuatori locali, garantendo la qualità delle proposte, aumentando così la probabilità di conseguire i risultati attesi e gli impatti positivi sul territorio.